Buon pomeriggio, benvenuti ad Articolo 1. In questo numero, interessanti prospettive di lavoro da una compagnia aerea. Ne parleremo però più avanti. Apriamo invece con uno dei panorami più belli d'Italia, quello del Golfo di Bagnoli a Napoli. Purtroppo un panorama ancora deturpato dalle strutture dell'ex polo siderurgico. Infatti i lavori per lo smantellamento vanno a rilento e sono fermi anche i progetti per il recupero dell'area. La bonifica dei 230 ettari dell'ex area industriale di Bagnoli era prevista per la fine di quest'anno, ma si fa sempre più concreto il sospetto che questa data non potrà essere rispettata. Il ritardo è un discorso oggettivo, perché la Bagnoli doveva completare i lavori, deve completare i lavori di bonifica il 31 dicembre 99. In realtà la maggioranza degli impianti da smontare è ancora tutta lì e la cosa più grave è che le vere operazioni di bonifica ecologica, cioè la bonifica del suolo, devono ancora cominciare. La data del 31 dicembre 99 per la prima fase dei lavori di Bagnoli sarà rispettata? No, non è possibile, perché nel frattempo è avvenuta una modifica della legislazione in materia di ambiente e quindi gli interventi previsti nel 94 nel primo piano sono stati modificati dal governo e dal ministro Ronchi e quindi tutti i residui della bonifica e quindi della bonifica del sottosuolo dovranno essere selezionati e trasportati. Quale sarà allora la nuova data per la conclusione di questa prima fase? Ma sicuramente non più di un anno. Le nuove direttive dei ministeri ambientali stanno creando una serie di difficoltà per approntare meglio tutta la fase tecnica impostative per lo smaltimento dei metalli, dei fossili e tutti i materiali che si sono per anni accumulati sotto, diciamo, sotto le ceneri dell'acciaio. Ingegnere, c'è chi dice un anno, c'è chi dice di più, ma insomma, siete o non siete in orario sulla tabella di marcia? Ma innanzitutto noi a fine anno abbiamo fatto mediamente il 50% delle attività previste. Il problema è che ci sono stati tutta una serie di elementi, soprattutto lo sviluppo della normativa, che ha fatto sì che ciò che era legalmente possibile fare, e questo era quello che era previsto nel piano originario, oggi non è più possibile farlo, sarebbe contro legge. La mia previsione è che si possa parlare di un anno, forse due. Un anno, forse due. Allora ci possiamo vedere qui al massimo fra due anni a bonifica conclusa? Beh sì, certamente. Non oltre due anni. Vi avevo parlato in apertura di questo.